ti fa ringiovanire come l'aquila, sazia di bene la tua bocca e ti fa ringiovanire come l'aquila. Salmo 103,5. Da quando ho superato la cinquantina, questo versetto mi rallegra ancora di più. Ma perché viene presa ad esempio proprio l'aquila? Invecchiando, il becco e gli artigli dell'aquila perdono di efficacia, ed ecco che per riuscire a cacciare e quindi vivere, l'aquila deve fare una scelta: isolarsi, strapparsi le piume, sbattere il becco e gli artigli contro la roccia e aspettare per 40 giorni la loro ricrescita, riuscendo così a ringiovanire, oppure non farlo e aspettare la propria morte. Isaia condivide con noi un concetto importante. I giovani si affaticano e si stancano. I giovani scelti vacillano e cadono, ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, si innalzano in volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Isaia 40, 30-31. Il concetto è chiaro. Anche i giovani nel pieno delle loro forze si stancano, ma tu, che speri nell'Eterno, non sei sottomesso a questa legge, perché è il Signore che ti dà la sua forza. Anche nella nostra società capita di vedere giovani stanchi, senza uno scopo o che non fanno nulla di costruttivo, ma ti garantisco che conosco pastori ultra settantenni instancabili. Viaggiano, predicano più volte in un giorno e sono in grado di gestire chiese con migliaia di persone. Il loro segreto? Confidare nell'Eterno e attingere dalla sua forza. Cosa deciderai di fare? Affaticarti e stancarti? Oppure camminare con l'Eterno nella sua volontà, avendo a disposizione tutta l'energia di cui hai bisogno? Spera nell'Eterno, sarai instancabile. Grazie di esistere, Emmanuel Go.